ci consente a tutti noi di stare qui in questo momento, insomma. È la persona, diciamo, che ha pensato bene di lasciare il suo testamento, cioè nel suo testamento il suo, la sua eredità per il mondo della salute dei bambini, Bambini Gesù appunto, e per il mondo dei giovani che vogliono fare qualcosa nella vita, che hanno un sogno, come diceva prima Bobbi Avati, che hanno il cinema nelle vene, che sentono il desiderio di esprimersi. Quindi mi pare che questo festival, diciamo, abbia avuto come prima edizione, speriamo di migliorare la seconda, la terza, è andata avanti per bene. Questo festival ha avuto un'impronta molto interessante, come diceva anche prima Andrea Barzini. Cioè, abbiamo avuto un'impronta di giovani che si sono misurati con se stessi, che si sono misurati con il loro desiderio di esprimere in un linguaggio consono i propri sentimenti, le proprie paure, le proprie ansie, i propri desideri. Ecco, Sandro Ricci era una persona che consentiva a tutti di esprimere i propri desideri, che consentiva a tutti di esprimere le proprie opinioni. Era una persona eccezionale, come ho già detto più volte. E quindi un grazie, grazie, grazie a Sandro. Io chiamerei un applauso. Sandro nel nostro cuore, nella nostra mente per sempre, e con questo festival continueremo a omaggiarlo, insomma. Sindaco, vieni a concludere tu. Grazie a tutti. Grazie Marcello, ti voglio veramente bene e sai la profonda stima che io ho nei tuoi confronti, e logicamente è rivolta anche a Maria Elena e Antonio Tobacchi e a Leonardo. È stata una bella fatica, non ve lo nascondo, perché un amministratore improvvisarsi a preparare ciò che abbiamo preparato con questo festival, con tutti gli errori, perché per carità di Dio, chi è umano sbaglia, ma gli errori ci porteranno a correggere una situazione nel secondo festival, nel terzo e nel quarto, perché noi non è che ci fermiamo qui. E quello che credo non abbia detto il professor Arduini è che noi abbiamo ricevuto un'eredità non cospicua, ma che ci permetterà almeno di fare una programmazione decennale. E se poi la programmazione decennale avrà il suo esito, significa che il Comune con i propri soldi, con i propri fondi di bilancio, porterà avanti questa iniziativa, perché è una cosa troppo importante. La vostra partecipazione ci ha onorato. Io vi chiedo umilmente scusa se c'è stato qualche errore di programmazione, convocazione, eccetera, eccetera, ma comunque mi sembra che al 95% abbiamo fatto un bel evento. Vi aspetto tutti per la seconda edizione, su cui inizieremo a lavorare fin da subito, dal prossimo mese, in modo da battere i tempi e affinché voi possiate prepararvi con un tempo utile a portare dei corti, tanti, tanti e tanti, che saranno oggetto della nostra valutazione e che potranno, spero, lanciarvi, perché no? Oggi c'è stato Bobbi Avati, domani convocheremo un'altra persona di risalto, abbiamo avuto Barzini, cioè persone di rilievo. Noi stiamo facendo questo, non è che vogliamo impiegare i nostri soldi o sprecare i nostri soldi. La presenza di queste persone può far sì che all'interno dei vostri programmi, dei vostri corti, dei vostri progetti, di quello che avete presentato, possa emergere qualcosa di veramente importante. E io ve lo auguro veramente di tutto cuore. Vasnello è a vostra disposizione. Vi ringrazio veramente per la vostra partecipazione e vi auguro una buona vita a tutti e buon lavoro a tutti.